Ehi la ciurma, io sono Mazzetest e questa è la mia recensione per Kingdom Rush. In questo caso devo fare dei super ringraziamenti ad Ironhide Game Studio, perché non solo mi ha donato la key per questa recensione, ma ne ha condivisa anche una per voi. Tutti coloro che commenteranno il video entro una settimana avranno una possibilità di ricevere il gioco gratis. Kingdom Rush esce nel 2011 per iPad e raggiunge Steam nel 2014, quando già aveva un ottimo successore, Kingdom Rush Frontiers, di cui parleremo presto. Kingdom Rush è un tower defense dal ritmo frizzante, noto quindi come un casual game, come d'altronde è la maggior parte dei recenti giochi di questo genere. La grafica è ciò che mi ha colpito per prima. Lo stile cartunesco con una punta di ironia stempera la tensione ed il ragionamento tattico che ci vengono richiesti. Particolare attenzione viene dedicata ad eroi e nemici, partendo da un ottimo impatto visivo che è unito saldamente con un meticoloso studio di abilità e caratteristiche uniche e peculiari per ogni unità, che sia amica o nemica. Per permetterci di studiare tale diversità al meglio, ma anche per apprezzarle, nel gioco è presente un'enciclopedia dei nemici incontrati, che raccoglie caratteristiche e descrizioni, consentendoci anche di pianificare nuovamente il prossimo tentativo di superare un livello. Il gioco è diviso appunto in 26 livelli, di cui i primi 13 sono parte di una sorta di abbozzata campagna, che finisce per essere solo la scusa per l'ambientazione del livello successivo. Una volta superata la campagna, non è più necessario proseguire con ordine, e ci verranno sbloccate varie mini quest, se così si può dire, composte da livelli in un numero compreso tra 1 e 3. Tali nuovi livelli sono molto ricchi di nuove unità nemiche e ci permettono di affinare sempre di più le strategie da utilizzare. La visione del Tower Defense offerta da Kingdom Rush si basa su 4 tipologie di torri migliorabili caratterizzate da arcieri, guerrieri, magia ed esplosivi. Oltre a queste difese standard disporremo di 2 abilità con relativo cooldown ed un eroe, selezionabili tra quelli sbloccati superando i livelli della campagna. Come dicevo, ognuno di essi ha 4 caratteristiche mescolate con abilità peculiari che userà nei livelli, acquisendo esperienza e supportando le nostre difese. Ogni zona potrà darci fino a 5 stelle in base alla bravura con cui saremo sopravvissuti alle orde nemiche. Le prime 3 vengono attribuite in base a quante unità hanno passato le nostre difese, mentre la quarta e la quinta stella sono dedicate a 2 modalità distinte, nelle quali avremo limiti crescenti per quanto riguarda le torri e gli eroi. Questo costringe ad una tattica ancora più complessa a coloro che volessero completare il mitico numero di 130 stelle totali, alzando sensibilmente l'asticella, soprattutto per la quinta stella, che impedisce direttamente di usare qualsivoglia eroe e limita fortemente le altre difese. Tali stelle non sono soltanto orpelli da mostrare con orgoglio ai propri amici il sabato sera, ma vengono usate per sbloccare skill passive che possono essere scelte per potenziare le torri o le 2 abilità. Fino a che non ne avremo abbastanza per attivare tutte le skill, questo ci costringerà ancora di più a pensare a una strategia difensiva in base alle torri più efficaci e alla migliore combinazione di esse con l'eroe. Come ormai saprete, la mia nabbaggine è leggendaria, quindi ho dovuto ritentare più volte alcune parti del gioco prima di superare ogni livello con almeno 2 discrete stelle. Questo mi ha richiesto 20 ore circa. Ovviamente ne serviranno di più per ottenere ogni stella, ma comunque credo che sia difficile completarlo in meno di 15 ore. Contando che il prezzo base è di 10 euro, mi sembra che ne valga completamente la pena se amate i Tower Defense. Aggiungete a questi pregi il fatto che sia multipiattaforma ed avete un ottimo prodotto. Per questa recensione è tutto, vi invito a lasciare un mi piace, commentare ed iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!